Domenica di grande spettacolo a Castelli Calepio, dove il 6 giugno è andata in scena la penultima tappa degli assoluti d'Italia di enduro sotto la regia del motoclub Lago d'Iseo. Il sodalizio guidato dal presidente Danilo Cadea ha allestito alla perfezione alla settima prova del tricolore, facendo segnare 370 iscritti tra Coppa Italia e assoluti. La manifestazione è valida come primo memorial Giorgio Lanza e Franco Urniani, grandi appassionati e da sempre sponsor del motoclub Lago d'Iseo, ha impegnato i partecipanti con un giro di ben 65 km diviso in due settori, ripetuto 3 volte. La vittoria assoluta contesa fino all'ultimo istante è finita nelle mani del campione del mondo Andrea Verona, che in sella alla sua Gas Gas 250 a 4 tempi si è reso protagonista di uno strepitoso finale di gara. Sesta piazza con tempi di tutto rispetto per il rientrante Thomas Soldrati, primo nella 450, davanti al solito Alex Salvini e all'altro bergamasco Mirko Spandre. Primo nella 300 Gianluca Martini. Può invece già festeggiare il camuno Davide Guarneri, che si è regalato anzitempo il titolo di campione italiano nella classe 125. Il pilota del team Fantic 50 Racing, supportato dal manager Simone Albergoni, ha sfruttato al meglio il ritiro del rivale Giuliano Mancuso, celebrando con il titolo tricolore a 2 passi da casa. È stata una buona gara, un buon weekend per me, giornata buona, sono riuscito a vincere la classe 125 e a conquistare anche il titolo, e siamo riusciti anche oggi a entrare nei primi 10 dell'assoluta, che è sempre un obiettivo interessante per la 125. Adesso che c'era il pubblico oggi è stato tutto molto più bello. Gradito ritorno agli assoluti invece per il pilota locale Mirko Gritti, che conclude sul podio in terza posizione. La classifica riservata ai motoclub davanti al Gaerne e al motoclub Sebino è stata vinta dalle Fiamme Oro, mentre tra i team indipendenti successo in solitaria per Osellini, campione d'Italia.